parte potenziare il trasporto pubblico a partire dalla cosiddetta cura del ferro, quindi lavorare, adesso io ho ottenuto i commissari per le 4 tranvie per avere le nuove tranvie entro il Giubileo e poi altre tranvie successivamente, l'allungamento delle metropolitane, il prolungamento della C e la revisione del progetto e l'attuazione della D e anche l'utilizzo dei treni urbani di superficie come metropolitane di superficie. E anche l'utilizzo dei treni urbani di superficie come metropolitane di superficie. E questo significa lavorare innanzitutto sulla cura del ferro, quindi rilanciare la progettazione e costruzione di metropolitane, di tranvie, di ferrovie urbane che devono diventare delle vere metropolitane di superficie, di ferrovie urbane che devono diventare delle vere metropolitane di superficie. Mobilità, accessibilità, tornerò su questo, poi so che c'è Metrovia, io sono un fan perché mi sono letto tutte le vostre proposte, sono, diciamo, io penso ora dirò sulla cura del ferro che è una cosa incredibile, vorrei dire vergognosa che in questi anni non si sia progettata una linea, una stazione di metropolitana. Quindi dobbiamo ricominciare a progettare le metropolitane, allungare le corse di quelle esistenti, completare la C che non può arrivare solo a Piazza Venezia, deve incrociare la A e quindi arrivare almeno a Piazza dei Clodi e fare la D. Poi ci sono anche qui, c'è per esempio un gruppo di esperti, di studiosi che ha elaborato un progetto molto interessante, che forse non scende in Metrovia, cioè, che propone una cura del ferro molto radicale, molto forte, molto interessante, noi adesso dovremo confrontarci. Se noi vogliamo attuare queste linee programmatiche, non possiamo non farle attingendo e coinvolgendo in modo intelligente, in modo serio, l'intelligenza sociale diffusa che si è sviluppata in modo così avanzato. Non si limitano anche a fare il loro pezzo, ma hanno quasi sempre elaborato soluzioni tecnicamente molto avanzate, con competenze, con uno studio che non può che essere una risorsa a cui noi dobbiamo saper attingere. Quindi questa terra.